Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele Maraglino e in questo canale YouTube parlo di business online. Soprattutto io vengo dal mondo musicale, una casa discografica, ho messo in piedi un ufficio stampa, quindi sono sempre stato uno che si mette in proprio, però dalla fine del 2016 ho anche aggiunto al mio lavoro anche tutto un ramo online. Infatti vendo corsi, videocorsi e consulenze per musicisti, quindi in questo canale YouTube ho un canale YouTube musicale molto più seguito. In questo canale YouTube però parlo di business, condivido la mia esperienza e quindi se vi interessano questi argomenti, business, come guadagnare online, come mettersi in proprio, come investire, iscrivetevi a questo canale, come partire da zero, come abbandonare il lavoro dipendente, come liberarsi, come essere liberi con appunto le proprie passioni. Iscrivetevi a questo canale e attivate la campanella. Allora, torno a parlare di Hyperverse. Io sapete che ho, diciamo, iniziato questo canale YouTube per chi mi segue. Parlando anche di truffe, perché nel mondo dell'imprenditoria, anche nel mondo online, del fare più soldi, c'è sempre chi vuole trovare la strada più breve, chi cerca la soluzione facile, chi pensa di aver trovato la gallina dalle uova d'oro e poi vengono spennati. Queste sono le persone che vengono spennate. Chi vuole arricchirsi velocemente, senza sbattersi, senza mettersi in proprio, senza capire come fare a creare un proprio business, una propria azienda e quindi affrontare la parte difficile, perché un lavoro da dipendente è semplice, vai lì, non devi pensare assolutamente a nulla, però guadagni sempre la stessa cifra, vivi una vita in schiavitù e la gente lo fa perché non è disposta a fare le cose difficili, mettersi in proprio, lasciare il lavoro, rischiare, prendersi i propri rischi, investire i propri soldi, rischiarli ma fare sacrifici. E quando si tratta di guadagnare in modo veloce, di trovare la luna e la gallina dalle uova d'oro, ci si fionda e poi perde tutto perché proprio non ha la mentalità. La gente non vuole sbattersi, la gente è pigra. Il 99% delle persone è pigra. È la causa della propria situazione un po' precaria economicamente è proprio il suo essere pigro. Ma va bene. Comunque. Quindi, in questo periodo con l'online, le truffe, soprattutto nel mondo cripto, andatevi a vedere gli altri miei video sulle cripto che ho fatto, sia come investire i tutorial ci sono, sia come comprare le cripto in modo sicuro, sia come investire in cripto sicure, il portafoglio fatto, magari vi faccio uscire i video qui nelle schede. Hyperverse mi è sempre sembrato una roba evidente che fosse uno schema Ponzi, cioè è super evidente. Ed è successo qui, ho un articolo, magari vi metto il link nel primo commento di questo articolo, della Gazzetta Diretta, si chiama il sito, gazzettadiretta.com, Osservatorio Schemi Piramidali. 24 maggio, quindi 2 giorni fa, scrive: crolla Hyperverse, i leader vuotano il sacco. Leggiamo questo articolo, ragazzi, non c'è nessuno che triplica i vostri soldi e voi senza fare niente. Ho parlato degli schemi già. Di schemi Ponzi, di Hyperverse, che prima si chiamava Hyperfund, veramente era talmente evidente. Voi non volete vedere l'evidenza. Sapete perché funzionano le truffe? Perché la gente crede a quello che vuole credere, anche di fronte all'evidenza. Se tu ci sei dentro, non puoi ragionare con le persone. Arriveranno un sacco di commenti di chi ancora difenderà l'indifendibile, ma è perché la gente non vuole vedere l'evidenza. Schema Ponzi, tu metti i soldi, non sai dove li stai mettendo, in una piattaforma, ti bloccano i prelievi, ti inventano le storie, no, perché hanno duplicato gli account. Ma che cosa, ragazzi? Hanno bloccato tutto perché ad un certo punto, come funziona uno schema piramidale? Ti servono sempre nuove persone che mettono i soldi per pagare quelli che sono venuti dopo di te, tu che hai creato lo schema. Ma quando le persone nuove non arrivano, non arriva gente che mette soldi, perché lo schema Ponzi si alimenta con i soldi delle persone stesse. E per far vedere che è una cosa che funziona bene, all'inizio paga, ma poi scappano col bottino. E arriva sempre questo momento, ed è arrivato anche per Hyperverse, ma si sapeva, cioè io non dovevo neanche farlo questo video in un paese in cui le persone diciamo, hanno un'istruzione finanziaria. La gente in Italia non ha un'educazione finanziaria, va a scuola e... Cioè, prima di Hyperverse, sapete chi è che vi ha truffato, che vi ha scammato? È la scuola italiana prepara delle persone economicamente non istruite
e tu non sei istruito in una materia più importante. Indovina un po', i soldi delimitano il tuo perimetro della tua vita, le tue esperienze, quello che puoi avere, quello che non puoi avere. Lo so, i soldi non saranno la felicità, ma sono una parte fondamentale. Io mi ricordo quando non avevo una lira, avevo la mia compagna, litigavamo assurdo per questioni economiche, ma da quando, diciamo, siamo un po' più rilassati, non litighiamo pochissimo, ma è assurdo, questo è un esempio che mi viene, cioè i soldi sono importanti, ok? La scuola vi ha truffato perché vi ha detto che non puoi guadagnare più di 1200 euro al mese, ma dove sta scritto? Credetevi, ci hanno scammato. Apro una parentesi, poi torniamo a Hyperverse, che per me non me ne frega niente di Hyperverse. È un pretesto per parlare di cose importanti. Vi faccio un aneddoto proprio per capire perché vi hanno truffato anche tutto l'insegnamento, tutto il fatto del lavoro sicuro, la sicurezza vi ha truffato. Io avevo visto tempo fa, la prima volta che mi sono imbattuto, no, in contenuti di persone che per me era stranissimo. Io ho fatto le scuole tradizionali, liceo scientifico, mio padre è impiegato, mia madre è casalinga, quindi studia, laurea, lavora, lavora, che è un buono stipendio nella testa di queste persone è 1500 euro. Ma vi rendete conto? Ma 1500 euro? Potete fare 10 volte tanto, 20 volte tanto ed è fattibile, ma quando ti dicono una cosa del genere, tu che sei stato cresciuto così, non ci credi perché vuol dire che tutto quello in cui credi è sbagliato. Io la prima volta che mi sono affacciato a delle persone che tranquillamente stavano, ho visto un video su un podcast, si chiamava Italia Indie. L'indie, sapete, è un genere musicale, io vengo dalla musica. Mi sono detto, ma che è sta roba? Invece poi ho scoperto che Indie stava per indipendente, erano tutte interviste ad imprenditori. C'era Giacomo Bruno, ce l'avete presente? Quello degli ebook, Bruno Editore, che raccontava come aveva fatto i suoi primi soldi. E raccontava che aveva messo i piedi, ora non mi ricordo che cosa, però faceva tipo 5 milioni di lire al giorno. E io, la mia testa, ha detto, e questo succede a tutti quelli a cui tu per la prima volta parli di queste cifre, 5 milioni di lire al giorno. Io veramente, me lo ricordo, ho pensato, wow, questo sta dicendo una marea di cazzate solo per vendere i suoi prodotti, ma non è possibile, ma ti pare che uno fa 5 milioni di lire al giorno? Poi dopo che ho continuato a guardare, ho scoperto il mondo dell'imprenditoria, del fatto che puoi guadagnare molto di più semplicemente assumendoti la responsabilità dei tuoi guadagni, quindi mettendoti in proprio, puoi guadagnare cifre, puoi diventare milionario. Ed è una cosa, quando la capisci, cioè relativamente alla fine è semplice, poi dipende quanto ti devi impegnare, ok, però puoi aumentare i tuoi guadagni, però la prima volta che mi sono imbattuto in una persona che diceva 5 milioni di lire al giorno, tipo 2.500 euro per i più giovani che non hanno conosciuto la lira, magari c'è qualche giovanissimo all'ascolto e sono contento, giovani. Guardate questi contenuti, iniziate a fare qualsiasi lavoretto e a mettere da parte, investire in ETF, istruitevi economicamente, finanziariamente. Non è detto che dovete lavorare tutta la vita, potete partire a 15 anni, fare tutti i lavoretti del mondo, fino a 25, 10 anni di lavoro e poi investite. Andatevi a vedere il video che ho fatto, come gestire il denaro. E mettete da parte, poi con l'interesse composto avete mezzo milione di euro e poi lì vi divertite, investite, comprate case, affittate, aprite aziende. Tutto è possibile, ma se voi non avete un'educazione finanziaria, poi cadete in queste truffe. E veniamo alla super truffa, scusate la mega parentesi. Crolla Hyperverse. Il canale Telegram ufficiale di Hyperverse, gestito dai manager dell'azienda, è stato chiuso nelle ore scorse. Poco dopo, un gruppo di leader della rete vendita di Hyperverse ha pubblicato un lungo messaggio in cui ammettono tutto ciò che finora era rimasto solo un sospetto. Sospetti però più che fondati, basate sulle evidenze raccolte che voi non volete vedere perché voi credete a quello che volete credere, così vi spennano. Ma i soldi facili non esistono. Sì, puoi guadagnare tanto, ma devi creare, risolvere un problema per un mercato di riferimento, creare un prodotto, un servizio che risolve un problema, dare valore al mercato. Se tu dai, lo avrete sentito su internet, dare valore vuol dire creare un prodotto, un servizio che
aiuta la gente, per cui c'è uno scambio equo, io ti aiuto, tu mi dai soldi. Perfetto, l'universo in equilibrio. Leggetevi il libro che vi ho consigliato di John De Martini, trovate i link in descrizione, guardate sempre i link in descrizione, ci sono un sacco di bonus, di libri che mi hanno salvato la vita, i libri che ho scritto io, leggete, prendete, guardate sempre i link in descrizione. Così, però, per creare un prodotto, un servizio che aiuta la gente a capire, ti devi sbattere. Non sei disposto a sbatterti? Accomodati, la povertà ti aspetta. 1200 euro, 1800, le persone che camminano così perché guadagnano 1800, ma che cavolo di vita? Vabbè, lasciamo perdere. Se questi, io lo so, alcune persone non capiranno mai, ma giovanissimi all'ascolto che avete la fortuna di avere YouTube, certo, dovete un po' capire, distinguere il noise, il rumore dai contenuti, però avete la possibilità di imbattervi in contenuti che vi possono aprire la mente, ok? Non fatevi scammare dalla scuola. Quindi, torniamo a Hyperverse. Basati sulle evidenze raccolte, che fino ad allora erano sempre state negate. In particolare i fatti confermati sono i seguenti. Non si hanno notizie di Sam Lee e Ryan, di Sam Lee e Ryan Xu, almeno da dicembre. Steven Rice, Lewis e Gregory Richards sono attori pagati per metterci la faccia al posto dei latitanti. Il blocco dei prelievi non è un evento sporadico, ma è esteso a migliaia di conti. I leader stanno abbandonando lo schema piramidale a causa dei mancati incassi. Ragazzi, vi metto il link in descrizione, leggetevi l'articolo. Mi dispiace se avete messo soldi su Hyperverse, se ne sono andati, quindi i latitanti sono andati e hanno messo degli attori. Mi dispiace, non è che io godo se vi fregano, però vorrei spronarvi a cercare di capire che i soldi facili non si possono fare, non diventerete ricchi con queste cose che triplicano i vostri soldi e poi vi fregano. Vi metto il link a questo articolo, se questi video vi piacciono, vi sono utili, vi ispirano, iscrivetevi a questo canale, attivate la campanella, date un'occhiata sempre ai link in descrizione, vi aspetto nei commenti, ditemi che ne pensate, la vostra esperienza, e vi aspetto nei commenti, so che sarete in tanti. Grazie per aver visto il video fin qui, noi ci vediamo ad un prossimo video, ciao!